una passione tutta italiana che ha conquistato il mondo. Andiamo a prenderci un caffè è una delle frasi più usate nel paese ed è sempre un momento in cui la tensione si allenta, anche se la fretta ci trattiene pochi minuti in piedi al bancone. Ma non importa, quel poco tempo a bere la bevanda calda e nera che più ci solleva il morale basta per raddrizzare la giornata. Per gustarlo al meglio e al bar sono state inventate le macchine per fare il caffè. Dobbiamo tornare indietro di un secolo e ripercorrere la nostra storia, quella attorno ad una tazzina. Lo possiamo fare grazie al nuovissimo MUMAC, Museo delle Macchine per Caffè della Cimbali, che si trova a Binasco alle porte di Milano. Pensato e creato in occasione dei 100 anni del gruppo Cimbali, il MUMAC è la prima esposizione permanente dedicata alla storia, alla tecnologia, al design e alla cultura delle macchine per il caffè espresso. Il museo spiega l'evoluzione di questo prodotto. La macchina per caffè è stata inventata nel 1901 e si chiamava macchina per l'espresso. Che cosa significa? Macchina per un caffè fatto espressamente per te in tempi veloci. Prima ci voleva un quarto d'ora e 20 minuti per avere un caffè, prima del 1900. Oggi, con la macchina inventata nel 1901 da Bezzera, che è stato l'inventore di questa, della macchina per caffè, il caffè si può ottenere rapidamente e poi veniva fatto appositamente per l'espresso. Che si beveva allora è completamente diverso dall'espresso che beviamo noi oggi, in quanto la crema caffè, quella che siamo abituati a vedere al bar e se non ci viene servito con la crema rifiutiamo giustamente il caffè, è arrivata solo alla fine degli anni 40 con un brevetto di Gaggia e da quegli anni la macchina per l'espresso italiana è diventata proprio una macchina, un prodotto famoso in tutto il mondo perché da allora è iniziata l'esportazione e tutti hanno apprezzato l'espresso. Un percorso che si snoda nella storia delle macchine del caffè, ma non solo, fra gli usi, i costumi e i fatti che hanno caratterizzato il nostro paese. La parte mia consiste nell'intervenire e dire sì, bene un museo di questo tipo, ma che non sia solo un museo della macchina del caffè, perché altrimenti i visitatori che non sono esperti, che sono la gran parte i visitatori di un qualunque museo d'azienda, non possono capire molto e quindi contestualizziamo il tutto, creiamo un percorso, facciamo parlare le macchine per quello che ci possono raccontare. Così strada facendo ci accorgiamo che le macchine del caffè, come in fondo tutti gli oggetti, ci raccontano la loro epoca, dove nascono, come nascono, i fregi che hanno, non hanno, perdono per strada, le forme che seguono l'evoluzione anche dei gusti, del design, ma anche quello della fruizione nei bar dove prima ci si siede, poi si sta in piedi, si corre via. Troviamo pezzi d'antiquariato e del design italiano, come la Condor del 1910, inserita nella ricostruzione fedele di un bar dell'epoca, la Pavoni Diamante, firmata da Bruno Munari e Enzo Mari negli anni 50, la Gaggia Classica del 1948, che inaugurò la crema caffè, ovvero il caffè come lo beviamo noi oggi. Un museo che ha ricevuto il contributo fondamentale di un collezionista appassionato. La collezione rappresenta 100 anni di storia della macchina del caffè espresso. La passione nasce tantissimi anni fa, quando avevo 18 anni, avevo appena preso la patente ed ho percorso questo viaggio ad Arezzo, il primo mercatino dell'antiquariato. Ho trovato questa macchina del caffè, una Faema, nel 1952 e da lì ho iniziato a collezionare le macchine per il caffè, ma mi si è aperto anche un mondo, devo dire, perché non conoscevo la sua storia, la sua cultura. Oggi si parla anche di coffee break all'inglese, perché anche oltre Manica la caffemania ha preso piede, scalzando la sempiterna tazza di tè. Una passione planetaria che ancora non aveva una dimora. Siamo partiti dalla collezione delle macchine del caffè, che è la collezione più prestigiosa esistente al mondo. Da qui però abbiamo cercato di capire che non volevamo raccontare soltanto la storia della macchina del caffè, ma tutto quel mondo di ricerche, innovazioni, anche storie di personaggi, di imprenditori, anche di stili di vita che stanno attorno alla macchina del caffè. Per cui abbiamo costruito un allestimento che raccontasse un secolo secondo questa cadenza dell'innovazione tecnologica, del stile sociale che ci sta dietro, della gente che quando esce dalla guerra va e si ritrova nei bar a giocare, queste forme di socializzazione nuove. Quando c'è il 68 si rompono gli schemi, le barriere sociali, per cui anche la macchina ha una posizione diversa
nel bar, perché il barista dà le spalle, cosa impensabile prima, al consumatore. Per cui diciamo è tutta la storia, tutta la vita che irrompe nella storia della macchina del caffè. MUMAC, Museo delle Macchine per Caffè della Cimbali, Binasco, alle porte di Milano.